adesso è una partita importante tra due squadre forti, perché Catanzaro è una squadra forte, ed è una partita chiaramente che a questo punto della stagione non decide niente, ma insomma, ma né noi né loro abbiamo margine di errore. Il passato va messo alle spalle, i 3 punti sono la priorità assoluta. Gaetano Auteri ha le idee chiare in vista della sfida al Catanzaro, squadra che per 3 stagioni ha guidato, prima in seconda divisione 2008-2009 con una cavalcata conclusa con il KO in finale playoff contro la Cisco Roma, poi in 2 annate in C tra il 2018 e l'estate 2020, dando vita nella prima delle due a una macchina da gol, ben 65, ma chiudendo con gli stop contro Feralpi, Salò e Potenza nei playoff. Il presente dell'allenatore di Floridia si chiama Bari. Io sono stato trattato benissimo a Catanzaro dall'ambiente, un ottimo rapporto anche con la società, però poi facciamo un lavoro che ti porta a essere il più professionale possibile. E questo è, ci abituiamo un po', no? Ci abituiamo facendo questo lavoro a sfuggire dai sentimenti, soprattutto prima della gara, ma è chiaro che durante la gara, ma è chiaro che prima della gara e dopo la gara, insomma, alcuni valori non si perdono. La classifica dei biancorossi parla chiaro, 23 punti in 11 partite giocate, a meno 7 dalla Ternana capolista, che però ha una gara in più e secondo Auteri un calendario maggiormente agevole. Giocherà sabato, un anticipo che non so per quale motivo, vorrei che qualcuno me lo spiegasse. Non so per quale motivo si debba svolgere di sabato, e non è neanche la prima volta che lo fanno, lo hanno fatto parecchie volte, soprattutto quando ci sono stati turni infrasettimanali, cioè la prima partita delle 3 gare in una settimana, loro invece di giocarla la domenica l'hanno giocata il sabato. E ci può stare, ad esempio, come Pagani, perché la Paganese gioca sempre il sabato, e lo accetto, lo accettiamo. Ciò che non accetto, e che vorrei che qualcuno mi spiegasse, è come mai domani c'è Vibonese Ternana, visto che la Vibonese ha giocato mercoledì sera. E innegabilmente, indiscutibilmente, giocherà la partita di domani in una condizione di svantaggio. Domenica alle 15 al San Nicola mancherà ancora Minelli in via di recupero, ma tornerà a disposizione per Rotta dopo la squalifica. Si riparte dal 3-4-3 e dallo spirito visto nel 2-0 dello scorso turno sul campo della Casertana. Siamo nel pieno del percorso di lavoro, abbiamo margini di miglioramento enormi, ma che stiamo anche manifestando. Perché ad esempio la partita di Caserta mi è piaciuta molto per l'approccio che abbiamo avuto e per la continuità che abbiamo avuto durante la gara. E ho detto dopo la gara che la strada da seguire è quella.